Sigarette, alluminio e plastica è quello che i cittadini e turisti possono vedere all'interno di una scena del crimine riprodotta in Piazza Salotto a Pescara. Parliamo della campagna di sensibilizzazione Piccoli Gesti, Grandi Crimini, lanciata da Mare Vivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. La campagna punta non solo a contrastare l'abbandono di mozziconi, ma anche di piccoli rifiuti come bottigliette di plastica, tappi e scontrini. Circa il 65% dei mozziconi non viene infatti smaltito correttamente, con la conseguenza che oggi sono tra i rifiuti più presenti e diffusi anche sulle nostre spiagge. In questi giorni e fino al 4 agosto, volontari di Mare Vivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili in plastica riciclata. Ecco, questa campagna Mare Vivo insieme a BAT ha proprio questo obiettivo: sensibilizzare le persone, perché spesso questo gesto di gettare un mozzicone è associato a un'incuria, ma anche a una non consapevolezza di quello che sta avvenendo. Secondo studi effettuati, 4,5 trilioni di mozziconi di sigarette vengono abbandonati nell'ambiente e il Mediterraneo è uno dei rifiuti che maggiormente troviamo. Noi nel 2020 già come amministrazione abbiamo aderito a un'iniziativa che fu quella di Striscia la Notizia, no? Dove abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione dando informazione ma anche materiale in plastica riciclabile a tutti gli stabilimenti balneari, così come alle attività che hanno aderito dei portacicche per non gettare a terra da parte dei fumatori quella cicca restante, no? E così come abbiamo inserito 500 portacicche, portarifiuti per cicche in tutta la città e ne metteremo a breve altri 500. Nell'ambito di questa campagna viene rilevato, cioè viene fatta proprio la conta tramite dei satelliti del Copernicus, che hanno un software, quindi un'intelligenza artificiale, si conteranno i mozziconi di sigaretta abbandonati per terra pre e post campagna di sensibilizzazione, per capire se in effetti c'è stato un miglioramento del grado culturale.